su Ezechiele e i profeti post-esilici, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di marzo-aprile 1992 da Monsignor Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Prima conversazione. Sabato 14 marzo 1992. Tra i deportati sulle rive del canale Kebar. La vocazione di Ezechiele, profeta barocco e visionario. Iniziamo la nostra lettura dell'ultimo profeta cosiddetto maggiore, cioè Ezechiele. È la trilogia che abbiamo sviluppato di seguito in quest'ultimo periodo, dopo Isaia e Geremia, il profeta dell'esilio per eccellenza, cioè Ezechiele. Passiamo dunque alla nostra lettura, la lettura di questo profeta non facile, forse uno dei profeti cosiddetti maggiori, meno noti. L'immagine che abbiamo avuto, che abbiamo visto adesso, che è alle spalle, tra l'altro, è forse l'elemento più celebre di tutta la sua profezia ed è entrato anche nell'interno, pare, secondo gli studiosi, persino del Corano. Infatti nella sura seconda del Corano, al versetto 244, la sura seconda è una delle più lunghe in assoluto, dei capitoli più lunghi del Corano, nel versetto 244 si legge: «Hai notato quelli che s'affrettavano a scappare di casa col terrore della morte? Erano migliaia. Poi però Dio dette un ordine: morite. Ma in seguito Dio li riportò in vita, perché Dio è veramente pieno di grazie verso le creature umane. Purtroppo però la maggior parte degli uomini non gli è riconoscente». Si tratta di un cenno molto remoto, ma noi sappiamo che il Corano spesso attinge alla Bibbia. Prima però di iniziare alla lettura di questo testo, io vorrei fare un gesto che altre volte facevo, fatto anche in altre occasioni, riguardo a questi tipi di lettura della Bibbia, considerando un po' questo tipo di lettura come una specie di monografia. Infatti, non per nulla poi alla fine viene raccolto in un volume, viene raccolta anche in una serie di registrazioni, diventando effettivamente un libro. Quindi è possibile in apertura fare una dedica, come spesso si usa fare. E penso che altre volte l'abbiamo fatto sulla base del tema. Pensiamo, non so, Coelet, mi ricordo di averlo dedicato a quelle molte persone che io ho occasione di incontrare e che anche voi incontrate, che sono in ricerca, sono ancora nell'oscurità, non riescono a trovare ragioni né per poter credere né per poter sperare. Il Cantico dei Cantici l'avevamo dedicato anche perché mi ricordo molti anni fa, iniziavo la lettura proprio in occasione dell'8 marzo, l'avevo dedicato in maniera particolare alle donne che in qualche modo sono state nell'interno della vita di tutti in forme diversissime, in modi diversissimi, come uno dei referenti assoluti, indispensabili, fondamentali, non solo perché la generazione stessa nostra dipende da una donna. E così via. Questa volta io vorrei fare anch'io ancora una volta una dedica, e potete immaginare anche a chi voglio dedicare questo ciclo, anche perché colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto in occasione della morte di padre David Maria Turoldo, questa persona che, come sapete, è stata molto vicina a me. Io sono stato molto vicino a lui negli ultimi anni della sua vita, gli ultimi 5-6 anni della sua vita, e per questo vorrei proprio ricordarlo questa sera. Noi non l'avremo, come era ormai diventata abitudine, come lui aveva promesso, se ricordate, a dicembre, di essere qui presente,
e lui lo desiderava e lo aspettava per poter presentare il mio Cantico dei Cantici, questo commento critico che sto adesso ormai concludendo nella correzione delle bozze, perché era un libro a cui lui teneva in maniera particolare, sul quale egli aveva spesso, come ben sapete, anche cantato, non per nulla, la trilogia di poesie, che il trittico di poesie che è uscito l'altro ieri da Garzanti, dedicato al Cardinale Martini, opera postuma di Turoldo, ha proprio nel cuore, al centro, una tavola dedicata al Cantico dei Cantici. Quindi quest'anno non l'avremo qui con la sua testimonianza. D'altra parte non vorrei neppure fare commemorazioni retoriche, io ho già spiegato su un settimanale sulla Famiglia Cristiana per quali ragioni io non voglio parlare molto di lui. Tra l'altro io non ho quasi nulla di inedito da leggervi o da dirvi, perché a me non ha mai scritto, anche perché ci vedevamo quasi ogni domenica. L'unica cosa che ho di scritto suo sono le dediche sui libri, compresa la dedica ai Canti Ultimi, che dice una cosa che sicuramente mi è particolarmente cara, anche se è superiore rispetto al significato della mia presenza nella sua vita. Diceva semplicemente questa riga: poiché il dubbio di me è sempre più forte, ti ringrazio di essermi l'amico necessario. E vorrei ricordarlo in apertura con una sua lirica che è nello spirito del tema che abbiamo annunciato, il tema della resurrezione. Dopotutto anche questo ciclo di lezioni viene fatta nella prospettiva della Pasqua, il tema della resurrezione nel capitolo 37 di Ezechiele, il tema della Pasqua nell'interno di una lirica dei Canti Ultimi, la sua opera a mio avviso certamente massima, la migliore. E questa lirica suona così: quando avrò dalla mia cella salutato gli amici e il sole, e si alzerà la notte, finalmente saldato il conto, campane sonate a distesa, la porta è da tempo segnata dal sangue, pronte le erbe amare e il pane azzimo, allora andremo leggeri nel vento. Ed è la Pasqua che egli ha atteso e che ha realizzato, e che noi ora cerchiamo nell'interno di un profeta, cioè la grande speranza, la Pasqua con il sangue pasquale, con le erbe azime, con le erbe amare e i pani azimi, sono il simbolo della speranza sempre di tutto Israele, di tutto il popolo di Dio, e quindi anche dei suoi profeti, come vedremo. E questa sera la figura di Ezechiele viene davanti a noi anche nell'interno della storia dell'arte, dovremmo dire. Pensiamo che una delle prime raffigurazioni che esistono nell'interno dell'arte giudaica, cioè la famosa sinagoga di Dura Europos in Mesopotamia, ora in Siria, attorno agli anni 250, a metà del III secolo d.C., una delle rappresentazioni di questa bellissima sinagoga, che ora però è stata tutta staccata, qui a freschi sono state staccate, si trovano al museo di Damasco, ha proprio la rappresentazione della scena di Ezechiele delle ossa aride. E d'altra parte Ezechiele è stato il grande ispiratore di tutti coloro che hanno pittori, soprattutto, come è stato ricordato da Timoncini, tutti i pittori che hanno cantato la resurrezione. Ci sono certamente ammiccamenti al testo di Ezechiele nell'interno della celebre scena di Signorelli a Orvieto, nel Duomo di Orvieto, la celebre scena della resurrezione e del giudizio. E anche Michelangelo nella Sistina probabilmente ha dei riferimenti a Ezechiele. D'altra parte sappiamo che la sua opera è stata, anche nonostante non abbia la fortuna dei salmi, poniamo, è entrata anche nella musica. Sappiamo per esempio, se vogliamo essere ai nostri giorni, io ho
trovato che Ezechiele ancora ha parlato dei musicisti, proprio nei nostri ultimi tempi, non solo per l'oratorio De Visione Resurrectionis del maestro della scuola musicale di Stoccarda, Jacob, che è nato nel 1938, non solo per la visione di Ezechiele, che ha per soggetto proprio il capitolo primo che questa sera leggeremo, che è una specie di oratorio, questa visione di Ezechiele per baritono solo, coro femminile, strumenti di Büttger, morto nel 1978, un musicista tedesco, e l'opera è stata eseguita l'unica volta a Stoccarda nel 74, ma anche per un musicista vicino a noi, che io ho avuto la fortuna di incontrare una volta, Luciano Berio, nella sua opera dell'88, Ofanim, che vuol dire ruote in ebraico, che allude appunto alle ruote celebri del carro misterioso del capitolo primo che tra poco incontreremo. Ofanim di Berio è costruito su testi di Ezechiele, capitolo primo soprattutto, e su testi del Cantico intrecciati tra di loro. L'arte comunque ha rappresentato Ezechiele inizialmente come un giovane senza barba. Quelli che sono stati al battistero degli ortodossi a Ravenna forse lo ricordano, mentre successivamente, come fa Michelangelo, diventerà un anziano con barba, e Michelangelo l'ha rappresentato nella Sistina in una maniera abbastanza suggestiva, perché lo presenta mentre guarda indietro nervosamente, quasi guardando a un passato, passato della sua terra che sta crollando, che si sta sfaldando. Difatti la sua storia è contrassegnata da un evento tragico, clamoroso, come quella di Geremia. Possiamo dire che egli è in un certo senso l'opposto di Geremia. Geremia fa la sua predicazione in attesa di quel grande evento che continua ad annunciare. Quell'evento all'improvviso piomberà e seppellirà sotto un sudario di morte, sotto un manto nero, tutta la terra di Israele e la vita di Israele. Per Ezechiele invece quel momento diventa il punto di partenza, quel momento tragico diventa il momento della sua predicazione, e il suo sforzo, lo sforzo della sua predicazione è quello di sollevare quel manto nero e di distendere lentamente un manto candido, un manto luminoso, il manto della restaurazione, della rinascita, e sarà la caratteristica dei capitoli finali 48. Il punto di partenza della sua storia, noi sappiamo, è datato il 5 del quarto mese dell'anno trentesimo, mentre mi trovavo tra i deportati sulle rive del canale Chebar. I cieli si aprirono ed ebbi visioni divine. Ma la sua storia non è cominciata, strettamente parlando, qui. Questa data è il luglio del 593 avanti Cristo. Abbiamo quindi anche un momento preciso, puntuale, nella sua esperienza di profeta. Il profeta aveva probabilmente attorno a una trentina d'anni in quell'occasione. La sua storia era cominciata pochi anni prima, 5 anni prima, quando nel 597 avanti Cristo, come ricorderete da quanto abbiamo detto a proposito di Geremia, in quell'occasione Nabucodonosor aveva ordinato una prima deportazione degli ebrei da Gerusalemme e da Giuda alla terra di Babilonia. Questa deportazione aveva coinvolto soprattutto i tecnici, i politici, le persone che in qualche modo avevano la possibilità di gestire la cosa pubblica e la vita economica finanziaria della nazione, mettendo quindi in ginocchio lo Stato. In quell'occasione, in quella fila, in quella teoria di persone, di profughi che andavano verso i campi di concentramento babilonesi, c'era un sacerdote. Questo sacerdote era Ezechiele, un termine che vuol dire Dio mi renda forte, Dio rende forte, figlio di un sacerdote, appunto Buzzi, il quale si era incamminato con questi esuli e era giunto in quella località, in quel campo di concentramento in cui avrebbe cominciato la sua vita. Quel campo si chiamava
si chiama, nell'interno di quanto ci dice la Bibbia, Tel Aviv. Il termine Tel Aviv evidentemente lo si deve leggere come una deformazione ebraica di un nome babilonese. In babilonese era probabilmente il nome Til Abubi, che vuol dire la collina del diluvio. Quindi si trovava probabilmente in quell'area delle grandi inondazioni del Tigri dell'Eufrate. Tel Aviv invece nel linguaggio ebraico ha il significato di qualcosa di simile a Colle della Spiga o Colle della Primavera, per cui diventava un po' paradossalmente il luogo dell'abisso in cui si sprofonda e l'acqua giunge fino alla gola per annientarti nella schiavitù e nella miseria, diventava invece un simbolo di speranza. E da quel momento in avanti egli aveva iniziato una predicazione che è nell'interno di questi 48 capitoli del suo libro, capitoli molto difficili in realtà e non sempre affascinanti, perché questi capitoli sono stesi tra l'altro in un ebraico che è già risente ormai del trapasso verso forme più moderne rispetto all'ebraico classico, poniamo, di un Isaia. E d'altra parte c'è anche però un elemento di fascino a cui ci abitueremo durante le nostre letture. E l'elemento di fascino è nel fatto che Ezechiele è un profeta visionario, cioè è un profeta che ama l'incandescenza delle immagini, che ama l'esasperazione dei toni, che ama l'incidenza forte dei simboli, che ama l'immensità quasi dei colori, la variazione improvvisa dei quadri, creando tante volte delle scene che ci lasciano a prima vista abbacinati, di cui non riusciamo a capire immediatamente il significato. Anzi, le scene più forti sono quelle che egli riesce a rappresentare in prima persona attraverso il suo stesso corpo. È un profeta che ha un senso molto forte del corpo. E quindi questo senso si rivela profondamente addentro alla mentalità semitica, alla mentalità mediterranea in genere, che usa, ha un senso forte del corpo, lo usa anche nelle espressioni, ha bisogno comunque di comunicare attraverso la gestualità. La gestualità di Ezechiele è esasperata quasi. Possiamo dire che qualche volta raggiunge stati che sono parossistici, tant'è vero che qualcuno ha supposto anche che il profeta fosse anche afflitto da qualche sindrome. In alcuni momenti egli entra in catalessi, per esempio, fosse colpito forse da sindrome di epilessia o altro. Ma probabilmente ciò che conta è il valore del simbolo, il messaggio che il simbolo riesce a comunicare, che noi cercheremo appunto di decifrare. Sui simboli comunque del profeta ritorneremo. Di solito come definizione si usa un'espressione che è da prendere attentamente e correttamente. Si usa dire di Ezechiele, come ho messo anch'io nel titolo, profeta barocco. Con questa espressione non si vuole assolutamente dare un giudizio negativo, come ormai non lo si dà più col termine barocco, non solo perché pensiamo che cos'è la musica barocca, è in assoluto la musica classica per eccellenza, ma anche perché la letteratura stessa barocca nostra del 600 è tutt'altro che letteratura decadente, di secondo profilo o di inutile espressione verbale, di eccesso verbale, anzi, come ci insegnavano, come insegnavano almeno tempo fa anche i manuali di letteratura. Si tratta forse uno dei momenti più fertili di analisi, di verifica quasi delle potenzialità del linguaggio e delle potenzialità della fantasia. Molta arte del Novecento, pensiamo soltanto ai surrealisti, dipende, anche gli impressionisti, dipendono dal Seicento. Da queste intuizioni metodologiche del Seicento. Ecco, per questa ragione direi è barocco, certamente, in senso popolare del termine, ma non lo è assolutamente nel senso negativo del termine. La sua rappresentazione, autopresentazione, la potremmo quasi riassumere attraverso una immagine che lui stesso ci presenta due volte. La prima volta nel capitolo 3 al versetto 16, quando Dio gli si rivolge e gli dice: figlio dell'uomo, ti ho posto per sentinella alla casa di Israele.
E poi non si accontenta il profeta, e ve lo voglio leggere subito questo brano perché vi darà subito l'idea della tonalità del profeta, del suo taglio anche linguistico e letterario. Si presenterà così nel capitolo 33esimo della sua profezia. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro: se mando la spada contro un paese e il popolo di quella terra prende un uomo del suo territorio e lo pone quale sentinella, e questa, vedendo sopraggiungere la spada sul paese, suona la tromba e dà l'allarme al popolo, se colui che ben sente il suono della tromba non ci bada e la spada giunge e lo sorprende, egli dovrà a se stesso la propria rovina. Aveva udito il suono della tromba, ma non ci ha badato. Sarà responsabile della sua rovina. Se ci avesse badato, si sarebbe salvato. Se invece la sentinella vede giungere la spada e non suona la tromba, e il popolo non è avvertito, e la spada giunge e sorprende qualcuno, questi sarà sorpreso per la sua iniquità, ma della sua morte domanderò conto alla sentinella. O figlio dell'uomo, io ti ho costituito sentinella per gli israeliti. Ascolterai una parola dalla mia bocca e tu li avvertirai da parte mia. Se io dico all'empio: empio, tu morirai, e tu non parli per distogliere l'empio dalla sua condotta, egli, l'empio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte chiederò conto a te. Ma se tu avrai ammonito l'empio della sua condotta perché si converte, ed egli non si converte, egli morirà per la sua iniquità, tu invece sarai salvo. Io penso che già nella lettura di questo testo vi sarete accorti della ridondanza. Non solo perché si usa la tecnica semitica del parallelismo, avete visto i due quadri continuamente ripetuti al positivo e al negativo, ma soprattutto perché c'è questo accumulo di parole e c'è già un'immagine possente, la vedremo poi questa immagine rappresentata veramente in questo caso in una pagina che è da capolavoro, l'immagine della spada che cammina. E ci sarà, lo leggeremo a suo tempo, una pagina in cui il profeta invoca questa spada, e questa spada si mette a fare il suo viaggio planetario, è la spada del giudizio di Dio. Il profeta quindi ha la coscienza di essere una sentinella, quindi di essere solo nella notte, di fronte a un pericolo incombente, ma soprattutto lo fa già capire, è certo, che quelli che sono al caldo nell'interno dei loro letti, racchiusi nella quiete ovattata delle loro case, non si sveglieranno. Non vorranno scendere dal letto. E noi ci accorgeremo subito proprio nelle pagine che ora leggeremo riguardo alla storia della sua stessa vocazione. Ma prima di leggere queste due pagine che riguardano la storia della sua vocazione, vorrei ricordarvi brevemente le due fasi della predicazione del profeta. Forse ricorderete quando abbiamo presentato Geremia che la predicazione di Geremia si era mossa oscillando continuamente tra due poli contrastanti. Da un lato il profeta che annuncia come una Cassandra la rovina e tutto Israele che annuncia invece il successo. Finito, chiuso il sipario su Gerusalemme, tutto Israele è nel lutto e non vede più neppure un filo di luce all'orizzonte, e il profeta allora comincia ad annunciare la speranza. Ecco, questo movimento in una forma diversa la troviamo anche nell'interno della predicazione di Ezechiele. La prima fase della sua predicazione va dal 593, abbiamo sentito prima, luglio 593, fino a quel giorno del 587-86 in cui Gerusalemme crolla. È il momento in cui costoro, i suoi ascoltatori che vivono lontano, continuano ad avere le stesse illusioni di coloro che sono restati in Israele. Essi sono convinti che Nabucodonosor non ce la farà. Il Signore di Israele è più forte delle armate babilonesi. Il Tempio del Signore è come un amuleto
che riesce a fermare le armate e a proteggere, come aveva fatto molti anni prima con l'invasione di Sennacherib, attorno al 700 a.C. col profeta Isaia. In una notte erano fuggiti tutti, perché l'angelo del Signore, dice il racconto biblico, aveva mandato nell'accampamento la peste. Sperano ancora in questo, e il profeta dice: no, non c'è più nessuna speranza. In questo, a distanza di migliaia di chilometri, sembra che abbia quasi un'antenna tesa per captare la predicazione che Geremia fa nell'interno invece delle mura di Gerusalemme. L'annuncio del profeta gli crea ovviamente attorno, nell'interno proprio di un popolo, di un gruppo di persone che è già amareggiato, scoraggiato, gli crea attorno il gelo, un muro gelido di opposizione. Anche perché essi ricordano al profeta che, dopo tutto, se ci toglie la speranza, che senso ha vivere qui? E il profeta invece costringe a questa ascesi totale. Bisogna arrivare al nulla, bisogna arrivare al vuoto assoluto. E il profeta si scarnifica quasi nell'interno e scarnifica il popolo che lo ascolta, lo scarnifica con violenza, proprio con l'impeto anche un po' del suo carattere. Ricordiamo sempre che la parola di Dio passa attraverso uno strumento il quale ha i suoi echi, ha le sue rappresentazioni, ha le sue immagini, ha la sua esperienza, è un filtro sempre, un filtro umano, la parola in parole, naturalmente. E se Amos è un contadino, Ezechiele è un sacerdote, un uomo colto, ma è un uomo che ama anche il linguaggio complesso, che ama, dicevamo prima, le sceneggiate quasi. Sceneggiate che sono alcune volte veramente quasi filmiche, e ne vedremo la prossima volta una proprio nell'interno dei primi capitoli, una scena che forse non avrete mai letto, quelli almeno non hanno letto integralmente la Bibbia perché non la si conosce neppure nella liturgia proposta, ma è veramente sorprendente. Quindi è una parola di Dio che passa attraverso il filtro e quindi passa anche coi suoi umori. I suoi umori li sentiremo, egli detesta questi ebrei. Gli ebrei che li circondano li sente come una genia mala, perversa, una mala razza. Sono come, dirà, dei cardi spinosi. Questa è la prima fase della sua predicazione. Quando Gerusalemme è crollata nel 586, egli per un certo periodo, un lungo periodo, diventa muto. Muto fisicamente, non dirà più una parola. È un po' la rappresentazione del silenzio, spesso egli rappresenterà questo silenzio, in maniera particolare vedremo che questo silenzio sarà nel momento in cui gli morirà la moglie, quella che egli amava profondamente, tant'è vero che ha coniato quella bellissima definizione della donna, di sua moglie. Credo che non ce ne siano alcune, e soprattutto nell'originale ebraico, perché tradurlo non si riesce a renderlo forse nella stessa maniera. Lui la chiama sempre quella che era la delizia dei miei occhi, ma in ebraico c'è proprio il brillare vivido degli occhi di passione e di tenerezza al tempo stesso. Muore e lui non dovrà né piangere né dire nulla, né fare lamento. La morte della moglie, morte della città, silenzio suo ora, silenzio perché in Gerusalemme ci sono solo delle rovine fumanti. E in questo periodo è probabile, forse, questo periodo di silenzio, è probabile che a questo periodo subentrino forse la collezione degli oracoli sulle nazioni, contro le nazioni, quelle dei capitoli 25-32. A questa prima fase, quella che va dal 593 al 587, appartengono probabilmente i primi oracoli, quelli dei primi 24 capitoli. Poi abbiamo la seconda fase. 585 fino forse al 571, per delle date che sono qua e là disperse. L'ultimo oracolo sembra essere databile attorno al 571. Per esempio sappiamo che i capitoli dal 40 al 48, che sono la sua conclusione, sono datati del 573, perché dice in 40 al versetto 1: al principio dell'anno 25esimo della nostra deportazione, il 10 del mese, 14 anni da quando era stata presa la città,
il che vuol dire che siamo nel 573. Però c'è un altro oracolo che ci permette di arrivare fino al 571, poi non sappiamo più nulla di lui. In questa fascia storica, che va dal 585 fino al 571, il profeta invece comincia ad annunciare la speranza. Tutto è finito, dunque tutto comincia. Tutto è morto, quindi tutto rinasce. E questa predicazione in lui avrà una forza straordinaria, perché dipingerà. E in questo senso posso veramente dire che ha ragione in un certo senso il pittore Timoncini quando ha detto che Ezechiele può essere amico dei pittori, perché dipingerà o disegnerà come un architetto. La questione è difficile da dire perché sembra proprio un disegno architettonico ma acquarellato quasi. Disegnerà la mappa della terra promessa e la mappa di Gerusalemme così come sarà nel futuro, come la devono ricostruire, come rinascerà, e naturalmente fa capire: tutto questo lo metto negli archivi della speranza, perché io non riuscirò mai a vedere questa città e questa terra. E difatti sappiamo, per ragioni cronologiche, egli non riuscirà a rivederla, perché Gerusalemme risorgerà nel 520 al 515, quando Ezechiele ormai era già defunto. Questa è la distribuzione facile, quindi, del suo libro nei due grandi momenti. In pratica potremmo dire dal capitolo primo al capitolo dopo l'introduzione, al capitolo 24 il terrore, al centro dal 25 al 32 gli oracoli contro le nazioni, e poi dal 33 fino al 48 il canto della speranza. Ebbene, noi ora diamo uno sguardo alla storia della sua vocazione. Prima però vorrei fare una considerazione. Gli studiosi sono sempre sospettosi e qualche volta anche a torto. Molti studiosi hanno pensato che questo profeta dice troppe cose precise sulle ultime ore di Gerusalemme per poterle aver sentite soltanto narrate poi da quelli che erano arrivati, che erano stati testimoni oculari. Per cui nel 1932, per esempio, uno studioso di Ezechiele, Hendrich, aveva sostenuto che il profeta in realtà ha avuto un lungo ministero palestinese, un lungo ministero nella terra di Israele. Poi, giunto a Babilonia, ha redatto il suo libro. Un altro studioso nel 1936 diceva, Bertolet, un tedesco, diceva: egli è stato lungamente, prima del 593, è stato un profeta già in Giudea, prima di quella prima deportazione. Poi, con la deportazione e con l'arrivo a Babilonia, ha fatto un'altra serie, ha coniato un'altra serie di oracoli. Un redattore ha dato una tonalità tutta babilonese al suo libro. Nel 52 uno dei commenti fondamentali, Ezechiele sempre di un tedesco, Forer, ha sostenuto invece la tesi tradizionale, che è quella che io ritengo ancora più attendibile. Il profeta ha parlato solo da lontano. Ma ha parlato da lontano sapendo tanto, perché egli era un sacerdote e conosceva bene Gerusalemme, ma soprattutto perché noi sappiamo che gli eventi che i profughi, coloro che erano stati deportati la seconda volta, avevano stampati davanti agli occhi dovevano essere così potenti. Sapendo quanto potente era l'amore per Gerusalemme, il loro amore per Gerusalemme, da essere così vivo, così immediato, come il profeta ce lo ricorda attraverso la loro voce. Pensiamo alle lamentazioni. Le lamentazioni sono, abbiamo visto, quasi in presa diretta, la rappresentazione di una devastazione, di un saccheggio, di un assedio. Detto questo, ecco davanti a noi il racconto della sua vocazione. La curiosità è questa, che il profeta racconta due volte la sua vocazione in maniera completamente diversa. La prima è tutta sua, è proprio la sua firma. La seconda è un po' più contenuta, però ha altrettanti segni della sua arte. Potremmo dire che è come se fossero due quadri. Il primo è firmato, autografato, capitolo primo. L'altro invece, quello dei capitoli 2 e 3, è probabilmente contraddistinto, sapete, dagli stilemi.
cioè dal modo con cui egli dipinge, dal modo con cui egli scrive, dai segni, dai segnali che ci sono nel testo. Il primo racconto, io vi leggo soltanto alcune battute, di una difficoltà enorme, perché il profeta miscela le immagini, ce le fa continuamente sciogliere davanti agli occhi. È per questo che è stato detto che anche che Ezechiele è un profeta surreale, surrealista potremmo dire, proprio perché egli le immagini tante volte le fa quasi dissolvere, o le lascia, permette di intravedere in esse, quasi in filigrana, delle altre immagini. Per cui noi siamo continuamente di fronte a un fluire, a un flusso continuo, un flusso che è un flusso della coscienza, ma è anche un flusso della fantasia. Per cui è un'esperienza veramente anche interessante di arte, che si avvicina appunto a quella che era proprio dei surrealisti, e se volete ha anche qualche volta delle connotazioni, se vogliamo stare più nella pittura classica per un riferimento, ha delle connotazioni che lo fanno assomigliare molto a Hieronymus Bosch e a questo pittore straordinario larvale, che riesce proprio a rendere in maniera direi proprio quasi lacerante il senso dello sfaldamento, della fine, dell'inconsistenza delle cose, dell'apocalisse. Non per nulla il profeta Ezechiele è stato l'ispiratore, il direi il maestro supremo dell'Apocalisse di Giovanni. È il libro più citato dell'Antico Testamento dell'Apocalisse. Voi ora avrete davanti agli occhi un carro, avrete dei quattro viventi, ricordate appunto l'Apocalisse, avrete dei volti che mutano continuamente, uomo, leone, toro, aquila, ricordate che su questi l'Apocalisse prenderà, la tradizione cristiana avrà l'identificazione dei quattro Vangeli, ma non c'entra niente, questi quattro elementi sono la rappresentazione probabilmente cifrata di quattro energie dei quattro punti cardinali, le energie della vita, secondo criteri che non riusciamo più del tutto a delineare. Che cosa rappresenti l'uomo possiamo anche sospettare, che cosa rappresenti il leone anche, che probabilmente incarna l'immagine della forza, del terrore. Il toro potrebbe rappresentare la fecondità, mentre l'aquila resta un enigma. Noi siamo abituati ormai a mettere sopra queste quattro immagini, soprattutto per la lettura che viene nella ripresa fatta dall'Apocalisse, ma anche nell'Apocalisse non esiste questa identificazione, è solo popolare. Siamo abituati a mettere i quattro evangelisti, Matteo l'uomo, Marco il leone, Luca il toro e l'aquila Giovanni, il che poi non è neppure vero, perché nel Medioevo si è assistito a un fenomeno quasi caleidoscopico, per cui ogni tanto il leone passava a Matteo, l'uomo passava a Giovanni, un mutamento molto libero di attribuzione. Ma tutto questo ha al suo interno un elemento solo di insegnamento. Il profeta in pratica, secondo me, è come se guardasse, prendesse lo spunto da uno dei grandi mostri babilonesi, quei famosi caribù, poniamo, i cherubini, che stavano, che incombevano alle aperture dei palazzi, dei grandi palazzi imperiali, a difesa delle aree sacre. E attorno a questi cherubini egli costruisce fantasiosamente la sua visione, immaginando che Dio sia, che la trascendenza di Dio si debba rappresentare proprio attraverso una esplosione pirotecnica di immagini, prendendo lo spunto da queste immagini mostruose. Ma è forse più facile ricorrere al testo stesso. Vi leggo soltanto alcune battute nel capitolo primo. Vi leggerò innanzitutto i primi 5 versetti. Il 5 del quarto mese dell'anno trentesimo, mentre mi trovavo fra i deportati sulle rive del canale Chebar, i cieli si aprirono ed ebbi visioni divine. Il 5 del mese era l'anno quinto della deportazione del re Joachim. La parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di Buzzi, nel paese dei Caldei, lungo il canale Chebar. Qui fu sopra di lui la mano del Signore. Tutto questo è il titolo del libro. Io guardavo, ed ecco un uragano avanzare dal settentrione. Io vorrei invitarvi a un esercizio.
Provate a vedere le immagini, e non è questa una delle pagine più tormentate, come le immagini lentamente scolorano, assumono altre, ne intrecciano altre, si perfezionano in particolari e così via. Io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinio di fuoco che splendeva tutto intorno. E in mezzo si scorgeva come un balenare di elettro incandescente. Al centro apparve la figura di quattro esseri animati che avevano sembianza umana e avevano ciascuno quattro facce e quattro ali. Eccetera, qui comincia una descrizione estremamente, direi puntuale, puntigliosa persino, dei particolari strani. Anche il modo con cui si muovono è un modo strano. Per esempio nel versetto 9 si dice: mentre avanzavano non si volgevano indietro, ma ciascuno andava diritto davanti a sé. Questo avanzare quasi in maniera, poi dopo si vede che ruotano su se stesse. Quindi si vanno avanti ruotando su se stessi. Prendiamo più avanti, versetto 10. Quanto alle loro fattezze, ognuno dei quattro aveva fattezze d'uomo, poi fattezze di leone a destra, fattezze di toro a sinistra e ognuno dei quattro fattezze d'aquila. Come vedete questo oscillare, questa fluidità anche delle superfici. Le loro ali erano spiegate verso l'alto, ciascuno aveva due ali che si toccavano e due che coprivano il corpo. Ciascuno si muoveva davanti a sé, andavano là dove lo spirito li dirigeva e muovendosi non si voltavano indietro. Tra quegli esseri si vedevano, e ancora l'immagine passa ad altro, come carboni ardenti simili a torce che si muovevano in mezzo a loro. Il fuoco risplendeva e dal fuoco si sprigionavano bagliori. Gli esseri andavano e venivano come un baleno. Io guardavo quegli esseri ed ecco sul terreno una ruota al loro fianco di tutti e quattro. Ed ecco che all'improvviso le ruote avevano l'aspetto e la struttura come di topazio, e tutte e quattro la medesima forma. Il loro aspetto e la loro struttura era come di ruota in mezzo a un'altra ruota. Vedete questa complicazione continua dell'immagine, l'immagine viene continuamente ricamata, cesellata fino a diventare appunto un'escrescenza enorme, barocca appunto. Potevano muoversi in quattro direzioni senza aver bisogno di voltare nel muoversi, la loro circonferenza era assai grande e così via. A proposito, circonferenza assai grande, questi particolari così strani che non corrispondono se non a una macchina celibe, quelle famose macchine celibi dell'arte moderna di questi ultimi tempi, oppure corrispondono anche a qualcosa di quei disegni straordinari che appunto sono nell'interno della Biblioteca Ambrosiana, nel Codice Atlantico di Leonardo, questi stranissimi disegni di cui non si riesce a capire fino a che punto c'è un esercizio della fantasia oppure il massimo della tecnologia già anticipata. Attorno a queste curiosità la Kabbalah, questa famosa corrente mistica ereticale del giudaismo, ha cominciato a ricamare infiniti significati impazzendoci. La corrente più celebre della Kabbalah si chiama Merkava. Merkava vuol dire carro. È questo carro che poi viene descritto il carro dell'apparizione, della teofania di Dio, nell'interno del libro di Ezechiele. E su tutti i particolari si comincerà lentamente a ricamare e lentamente si arriverà a una conclusione blasfema per il giudaismo. Infatti dal libro, da questo testo, si estrarrà il corpo di Dio. Una rappresentazione proprio del corpo di Dio, e questo corpo diventerà immenso, talmente immenso, che sulla base di questa rappresentazione si arriverà fino al punto di definire le misure di questo corpo. Pensate che la pianta del piede, secondo la Merkavah, del piede di Dio, è qualcosa come 3 milioni di parasanghe. Lungo 3 milioni di parasanghe, e una parasanga sono 3 miglia, per cui si faceva lievitare questa specie di mostro enorme che appare ad Ezechiele.
era una tendenza ereticale, perché forse potete sospettare, nell'interno di questo Dio si voleva rappresentare tutto il mondo, tutto l'essere, una forma di panteismo, per cui se io riuscivo a capire le misure giuste capivo anche tutto il significato dell'essere. Andiamo avanti e arriviamo alla conclusione, nei versetti 26-28. Sopra il firmamento che era sulle loro teste apparve qualcosa come pietra di zaffiro in forma di trono, e su questa specie di trono in alto, siamo ormai alla fine della visione, una figura dalle sembianze umane. Ecco qui la Kabbalah che si ferma su questa figura. Tra l'altro prima si descrive un rumore metallico, un rumore terribile, il rombo delle ali, sembra proprio uno stormo aereo quasi, che avanza, queste ali metalliche, questi esseri mostruosi. Da ciò che sembrava essere dai fianchi in su mi apparve splendido come l'elettro, e da ciò che sembrava dai fianchi in giù mi apparve come di fuoco. Era circondato da uno splendore il cui aspetto era simile a quello dell'arcobaleno nelle nubi in un giorno di pioggia. Tale mi apparve l'aspetto della gloria del Signore, e quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udii la voce di uno che parlava. Che cosa significa questa rappresentazione? Ma la spiegazione è semplicissima. Attraverso questa coreografia esasperata, il profeta ha rappresentato nient'altro che la trascendenza assoluta di Dio. Egli continuerà a cantare un Dio, lo chiama con un'espressione che è suggestiva in ebraico, lo chiama sempre il Kadosh, il Santo, Santo semplicemente, e Santo in ebraico sapete che vuol dire separato, il diverso. Isaia, quando chiama Dio, lo chiama anche Isaia lo chiama Santo, ma come? Santo d'Israele, riconoscendo che quindi c'è un legame tra questo essere così diverso e questo essere così collegato a noi. Per Ezechiele è il trascendente, difatti appena lo vedo precipito nella polvere. Egli è elettro ed è fuoco che brucia. Subito dopo, nel capitolo secondo, ecco la seconda narrazione, di tutt'altro tono. Si potrebbe dire che qui invece è un tono molto più riposante e classico, come avviene nell'evocazione dei profeti, solo che però il profeta è già in piedi con l'indice puntato contro tutti quelli che lo circondano. Vi sarete accorti anche della firma del profeta. Il profeta ha un modo di esprimersi che è suo, non solo per queste immagini che vi ho ricordato e che riconoscerete sempre come ezechieliane, ma per un'altra ragione, perché egli chiama sempre, si chiama sempre come figlio dell'uomo. Che non è però l'espressione che usa Gesù, perché Gesù invece la mutua dal libro di Daniele, capitolo 7 di Daniele in aramaico, ove ha un valore molto più nobile. Qui figlio dell'uomo vuol dire una forma poetica semplicemente per dire uomo, una forma nobile per dire uomo. La vocazione comprende tre momenti: annuncio, consacrazione, missione. Cominciamo con l'annuncio, e nel capitolo 2, dal versetto 3 al 7, vi accorgerete subito dello stile del profeta, ma ormai in tono più piano, più normale. Mi disse: figlio dell'uomo, io ti mando agli israeliti, a un popolo di ribelli che si sono rivoltati contro di me, essi e i loro padri hanno peccato contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: dice il Signore Dio. E poi notate, ascoltino o non ascoltino, perché sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Vedete la solita figura del profeta. Il profeta è per eccellenza un uomo contestato, un uomo fastidioso, un uomo che inquieta le coscienze, che dà fastidio, la cui voce è provocazione. Ma egli, sia che ascoltino, sia che non ascoltino, continuerà a parlare. Ma tu, figlio dell'uomo, non li temere, non aver paura delle loro parole, saranno per te, ecco le immagini, come cardi e spine, e ti troverai in mezzo a scorpioni. Ma tu non temere le loro parole, non ti impressionare, non ti impressionino le loro facce, sono una genia di ribelli.
tu riferirai loro le mie parole, ascoltino o no, perché sono una genia di ribelli. Penso che non ci sia bisogno, per capire subito lo stile del profeta, questa aggregazione continua, questo accumulo. Egli è proprio un profeta, e gli inglesi usano parlare di questo stile come lo stile del ballast, cioè lo stile dello stivare, la stiva, in cui si mette sempre di più. Ma sono sempre quelle espressioni, solo che vengono quasi espresse in crescendo. Come vedete, egli ha un disprezzo profondo dei suoi concittadini, riassunti tutti in questi genia di ribelli, cardi, spine e soprattutto facce di bronzo. Non ti impressioni nella loro faccia. La consacrazione questa è celebre, perché noi abbiamo in mente l'imitazione che farà l'Apocalisse di Giovanni. E tu, figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. Io guardai, ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me, era scritto all'interno e all'esterno, quindi un rotolo strano, perché si scriveva solo all'interno il rotolo. E vi erano scritti lamenti, pianti e guai. Mi disse, figlio dell'uomo, mangia ciò che hai davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. E io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi, figlio dell'uomo, nutrisci il ventre e riempi le viscere con questo rotolo che io ti porgo. Io lo mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele. E questa è la consacrazione profetica. Ricordate Isaia e il carbone ardente che aveva purificato le labbra. Qui invece, per Ezechiele, questa ingestione, ma avete notato poi nelle immagini, riempi le viscere, una digestione deve essere. La parola di Dio deve diventare nel suo ventre, ed egli lo sente dolce, anche se il contenuto è amaro, è aspro. Lutti, lamenti, pianti. E l'ultima parte, i versetti 4-11 del capitolo 3, sono invece paralleli al precedente, al primo, prima parte, sono la missione. Primo era stato l'annuncio, poi la consacrazione, poi la missione. E il profeta se ne va, in quel momento leggerete voi questa parte, l'ultima parte, e vi cercate di sottolineare la differenza dei pronomi. Ci sarà un te, me e loro. Ormai il profeta e Dio si sentono insieme, solidali. Ha dentro di sé la stessa parola di Dio. Ricordate che questa immagine è stata usata anche per descrivere la vocazione nel momento della crisi da parte di Geremia, quando la parola di Dio era stata rappresentata come fuoco che bruciava le ossa. Qui invece è cibo, che è diventato l'essere stesso dell'uomo. Ecco, noi concludiamo qui questa nostra prima lettura e voglio concluderla evocando, lo mettiamo così quasi sullo sfondo, evocando il punto terminale di questa profezia. Già in apertura lo diciamo. Perché? Perché il profeta, se è vero che è così terribile, e lo sarà sempre, vedremo già la prossima volta con una sceneggiatura, che sarebbe un testo che è una vera e propria sceneggiatura, che sarebbe proprio da rappresentare visivamente, egli lo rappresenta davanti a loro, a tutti gli ebrei che lo ascoltano, ebbene questo profeta così duro, che ha attorno cardi, spine e scorpioni, la cui faccia però dice, è più dura della loro, la mia sarà più dura della loro, resisterò contro di loro, come selce. Questo profeta alla fine però si apre alla speranza ed egli sembra quasi intuire che un giorno torneremo. Per cui il canto finale, che dovrebbe concludere, magari lo faremo alla fine della nostra lettura di Ezechiele, ma già lo metto qui ora, è il Salmo 126. Il canto del ritorno degli ebrei dai campi di Babilonia dove essi erano. E allora io finisco proprio. Abbiamo iniziato con la citazione di Turoldo, vorrei finire proprio con lui, come egli riprende in una sua lirica, sia il Salmo 126 sia Ezechiele. Leggo soltanto la parte che riguarda il Salmo 126. Tornavamo dai lager come torrenti in piena,
verso la terra del sole. Tutti i volti erano in pianto e il cuore impazziva nella paura di sentirci liberi. Un nembo solo di cenere avvolgeva morti e vivi in cammino sulle strade d'Europa. Ma non sapevamo, o Signore, quanto è difficile essere liberi. Arrivederci.